movida indomabile a Pescara. Alcuni video realizzati da qualche residente del centro riaccendono la polemica sul divertimento notturno. Questa è via Piave, sabato notte. Nelle immagini un gruppo di adolescenti. Uno sembra voler calmare l'amico che probabilmente ha intenzione di litigare. Sul posto polizia e un'ambulanza, ma al momento non è emerso se vi sia stato solo uno scambio di insulti, qualche spintone o una vera e propria rissa. Le uniche sanzioni emesse infatti sono ad una persona per ubriachezza molesta e a un esercente di via Regina Elena che avrebbe venduto alcol a un 17enne. Tanto basta però per riaccendere la polemica sulla cosiddetta movida. La Lega chiede più controlli, benché il pacchetto sicurezza dell'anno scorso, ad opera dell'assessore del Carroccio Sulpizio, abbia già aumentato il numero delle telecamere e delle forze di polizia. Mentre il centro-sinistra si scaglia contro il coprifuoco imposto dal sindaco Masci, che impone ai locali durante il weekend la chiusura a l'una di notte, ma che, come dimostrano le immagini, di certo non impedisce assembramenti. L'ordinanza uccide le imprese che stanno ripartendo dopo il lockdown, sostiene l'opposizione. Il Comitato dei Residenti per la tutela della quiete e del decoro pubblico ha lanciato una petizione che in poche ore avrebbe già raccolto centinaia di firme. Sostanzialmente noi non chiediamo nulla di particolare, se non la possibilità di vivere in una zona che non è stata pensata per l'intrattenimento notturno, dove vivono centinaia di famiglie e che non può essere compatibile con la movida che si protrae fino alle ore tarde della notte. Il quartiere non ha una vocazione al divertimento notturno, sostengono i residenti, ma da quando la scorsa amministrazione ha pedonalizzato la zona intorno al mercato coperto, questa è diventata il punto di riferimento della Pescara Bene, con decine di attività, l'una a fianco all'altra, dove si riempiono i bicchieri ogni sera. I residenti chiedono un'ulteriore riduzione degli orari dei locali e che si individuino altre zone della città dove far sfogare i giovani. L'unica garanzia a tutela del riposo oggi noi la vediamo semplicemente nella chiusura ad un orario che sia congruo con il riposo dei residenti. Diversamente non vediamo quali possano essere soluzioni praticabili dall'amministrazione. Bisogna capire che è necessario effettuare una differenziazione tra zone della città. Bisogna creare delle zone o comunque favorire delle zone che possono avere una maggiore capacità ricettiva nelle orari notturni perché sono meno interessati o comunque hanno più spazi per poter ospitare le persone. Ai residenti fa eco la Lega che pesta i piedi al primo cittadino sulla questione ordinanza. Occorrerebbe un'ordinanza diversificata per zone cittadine, sostiene il Carroccio, il che significa chiusura a mezzanotte, laddove vi sono residenti che non riescono a riposare, e più tolleranza in altri luoghi, ad esempio sulla riviera, come se gli schiamazzi che provengono dagli stabilimenti si perdessero in mare e non andassero a disturbare i residenti di quella zona. Ad ogni modo, divertimento e socialità da qualche parte dovranno pure essere espressi. Ma non potendo costruire una cittadella della movida in aperta campagna, il rischio è che gli schiamazzi diventino il prezzo da pagare per chi intenda abitare in centro.